sono, abbiamo sì. Il presidente della provincia, il sindaco di Piazza Armerina, Vittorio Sgarbi, e Fabrizio Turisco, assessore allo sportismo e spettacolo. Allora, la provincia di Enna alla BIT, Vittorio, che cosa ci dici? Provincia di... Mi pare che la politica culturale della regione Sicilia sia molto lacunosa, perché non soltanto non hanno dato a me lo spazio che io avrei restituito largamente in efficacia della comunicazione, come mostra quello che faccio a Salemi, ma se c'è una cosa di cui sarebbe stato importante si facessero orgogliosi il presidente della regione e l'assessore al turismo, è appunto il sito di Piazza Armerina con l'intervento straordinario che stiamo facendo. L'idea è che questi luoghi per cui tanto lavoriamo devono essere soggiogati da un filmatino fatto da Cecchi Paone è una polemica che non va misurata sulle contrapposizioni politiche, che tra me e lui non ci sono, ma ci sono visioni diverse della legittimità che la Chiesa abbia di dire alcune cose che per comunque questioni ultronee. Però non si riesce a capire come un'amministrazione prevalentemente democristiana, cattolica, con Lombardo, Bufardeci, Forza Italia, l'autonomia, eccetera, debbano far vedere Cecchi Paone, non debbano far vedere Piazza Armerina, Noto, Salemi, Marsala. Non si capisce bene che cazzo fanno vedere questi filmini fatti dalla RAI. Mi pare una cosa inconcepibile. Taci, hai fatto bene a dirlo. No, dico che mi pare inconcepibile che Piazza Armerina sia chiusa qua, provincia di Zona di Enna. Hai fatto bene. Una cosa un po' ritagliata. Vogliamo così. Milano. Ci sono, uno deve scegliere 3-4 evidenze e su quelle puntare. Siccome l'evidenza di Piazza Armerina, non perché ci sono io poi sono in tre luoghi di somma evidenza, perché sono Noto, Piazza Armerina, la Villa del Casale e Salemi. Salemi semplicemente perché, quindi puoi anche fare a meno di parlare di Salemi, perché tanto basto io. Però delle altre due, di cui bene o male sono in qualche modo e allora una parte parliamo in di causa, Piazza Armerina, ma di lo stiamo facendo noi per farlo vedere la Sicilia, ce lo siamo già detti, lo sappiamo già, non è che ce lo dobbiamo, noi facciamo farci delle seghe, ci ridiciamo la Sicilia, quello che sappiamo già. Dico che la regione deve essere orgogliosa di quello che capita a Piazza Armerina e deve esibirlo, quello dovevano dire. Non si fanno conferenze stampa dicendo stronzate, non si fanno conferenze stampa in questo modo. Vabbè. Questo mi avete fatto dire, non arrivo lì, ne sto a fare la bella statuina con Cecchi Paone che vede il suo filmino, ma non ce l'ho con lui, non me ne frega un cazzo, non capisco come puoi manifestare la importanza della Sicilia evitando di parlare delle cose non solo importanti ma su cui stai spendendo denari come la Villa del ma Casale. Noi facciamo da soli, nel senso sì, ce lo diciamo sì. nel senso che il point basato sui siti UNESCO in provincia di Enna è basato su piazza e da piazza cerchiamo sì, di, sì. No, non dico, però quello che avevamo detto noi al telefono e che io ho detto al sindaco di Ragusa, cioè la mia presenza qui sarebbe stata non per parlare di Salemi, per cui potevo dire sapete già, ma per dare indicazione di alcuni momenti importanti di riscatto della Sicilia rispetto alle paleoliche, alla mafia, eccetera, eccetera. Allora, quella logica giustificava la mia presenza lì, altrimenti me ne stavo a casa mia o andavo da qualche altra parte. Venire qui per fare la bella statuina non è una polemica personale, è una visione della politica culturale e della politica turistica di cui non capisco il senso, non capisco tutto qua. Vabbè, va su Sky, una cosa che va su Sky, hanno fatto questo contratto con Alice. No, ma... Vabbè, sai che cazzo se ne frega di Sky. Ciao, Vito. Ciao. Io ho fatto la mia. Qua nervosismo. No, torno. No, mi sa che.